Intervista a Toshio, ovvero Raffaele Farina, 20 anni dopo. Si sente, vero? È cominciato tutto al liceo. Frequentavo la quinta liceo scientifico e nello stesso comprensorio del liceo che frequentavo arrivò il CRT, il Centro di Ricerca per il Teatro di Milano. E lì in qualche modo mi appassionai e fui fortunato perché era metà degli anni 70 e a Milano arrivarono in quegli anni le più grandi, ma non parlo dal punto di vista economico, le più grandi dal punto di vista delle capacità, dell'amore per questo tipo di professione, le grandi compagnie mondiali che facevano teatro di ricerca. Ed è un po' un paradosso, perché noi qui stiamo parleremo di doppiaggio, perché ovviamente siamo qui per quello. E io ho iniziato esattamente dall'opposto, ho iniziato dal teatro che è fatto essenzialmente di gesto, il corpo che parla, la voce è un suono, non è parola articolata, è proprio suono gutturale, il corpo che esprime, quindi ricerca sui movimenti, teatro gestuale, clonerie. Se vengo chiamato come doppiatore può essere che il direttore di doppiaggio che segue la serie crede, mi conosce, quindi crede che quel personaggio io possa reggerlo bene secondo quello che è la sua idea. Direzione di doppiaggio è un po' una regia, oppure ci si passa attraverso i provini, nel senso che sempre il direttore di doppiaggio con la casa di doppiaggio decidono alcune voci che possono essere giuste per quel personaggio, si fanno i provini e poi c'è la selezione, oppure se chiamato come direttore di doppiaggio è la casa che decide di affidarmi quel tipo di prodotto perché crede che io possa realizzarlo, possa attuarlo. Sì, ci sono delle diversità non solo tra queste due situazioni, ma anche all'interno di queste due situazioni ci sono delle diversità. Diciamo che i due grandi blocchi sono estrema creatività da una parte, poi entrerò meglio nello specifico, e aderenza alla realtà, tutto molto tra virgolette evidentemente, negli umani, nei cosiddetti umani. Ma anche nel cartone animato ci può essere più diversità, nel senso che se il cartone animato riproduce degli umani che svolgono un'attività molto vicina a quella che è la realtà, chiaramente il doppiaggio dovrà essere verosimile, dovrà essere realistico, diciamo così. Io ho fatto la direzione di Ghost in the Shell, che secondo me è uno dei manga, dei migliori che siano circolati, non perché l'abbia doppiato io, ma perché ne ho visti altri. Effettivamente è stata una grande fortuna poter lavorare su quel prodotto, perché mi è piaciuto moltissimo. Per cui anche lì nel cartone animato c'è l'umano che va doppiato realisticamente, l'umano che va come crimine in qualche modo, l'umano si stravolge, fa delle facce, per cui lì bisogna intervenire creativamente, no? Cercare di aderire sulla faccia, sul personaggio, sull'estro, eccetera. D'accordo, ok, ma lasciami andare, mi strozzi, ma guarda che maniere! Va bene, ti accompagno, andiamo. Sei proprio simpatico, Toshio! Meno male. Oppure su animaletti, antropomorfi o meno, anche oggetti che parlano, e lì la creatività si sbizzarrisce al massimo. Nell'ambito invece del doppiaggio degli umani ci sono anche lì delle differenze, perché se doppiamo, Sentieri doppio Jeffrey O'Neill in questo periodo, che è un procuratore distrettuale, severo, eccetera, quindi si ispira ai modelli reali, evidentemente. Mentre se parliamo di una situation comedy, non so, Friends, che non dobbiamo noi qui a Milano evidentemente, ma per parlare di qualcosa molto conosciuto, dove la recitazione è commedia, no? È commedia, quindi non è realistica, si gioca anche lì. Io credo che Enrico Garabelli, collega che purtroppo adesso non c'è più,
che era il direttore di doppiaggio di quella serie e di altri lavori che ho fatto con lui, molto belli, ecco, uno sceneggiato che è andato in prima serata su Canale 5, La Rosa d'Inghilterra si chiama, in cui doppiavo il protagonista, è sempre in direzione di Enrico, collega di una professionalità incredibile, proprio da quel punto di vista lui era dico una brutta parola, era affidabile per un doppiatore, insomma, era importante perché ci teneva che tutto funzionasse. Credo che Enrico, quando ha visto quel personaggio, io credo che abbia pensato a me, perché Morettino, Toshiro. Esatto, Toshiro, io doppiavo da pochissimo, erano i primi lavori di doppiaggio che facevo, la BV si era appena trasferita in Viale Marche, io ho iniziato con la BV quando era in un'altra zona, ma c'è stato pochissimo tempo, poi si è trasferita lì, erano i primi anni in cui doppiavo, per cui credo che Enrico abbia visto questo personaggio e pensato a me. La protagonista prima di tutto, perché ovviamente il cartone animato si chiamava Crimi, a doppiarla era Donatella Fanfani, con la quale abbiamo fatto anche una serie di foto in quell'occasione che conservo gelosamente, perché ogni tanto mi viene voglia andare a vedere, perché eravamo molto più giovani, sono passati parecchi anni, e parlare dall'atto di Toshio adesso mi imbarazza un po', devo dire, perché quando lo risento, prima l'abbiamo sentito insieme, e mi fa strano sentire la mia voce, perché già lì dovevo tenerla un po' su, perché evitare di far sentire le basse, perché se no non si accordava, e quindi... E Donatella abbiamo fatto tanti doppiaggi, e mi ricordo questo... gli episodi di Crimi sono stati divertentissimi, perché lei, appunto, come gli spettatori sanno, interpretava sia Yu, la piccolina, e la sua proiezione che era appunto Crimi. Toshio era innamorato della proiezione e non di Yu, mentre Midori. Quindi ci siamo divertiti tantissimo. Midori subito dopo, perché è chiaramente il compagno di avventure di Toshio. Ti avevo detto di non fare il mio nome! Scusa, me ne ero scordato. E in quell'occasione è nata un'amicizia professionale con Chico Maggi, nel senso che è stata la prima, forse una delle prime cose che abbiamo fatto insieme, ed è nata una grandissima stima professionale che poi è sfociata in una grandissima amicizia. Questo telefono è il suo ed è lui che è geloso, mina le mie interviste, lo fa apposta, per cui cancello, adesso dirò tutto il contrario di quello che ho appena finito di dire. Era un destino, fatto sta che siamo amici, molto amici, ma siamo anche, lavoriamo insieme in teatro, abbiamo un nostro piccolo gruppo, quindi in quell'occasione è nata prima un'amicizia professionale, poi un'amicizia anche personale che coltivo ancora adesso. Ed è anche con lui ci siamo divertiti quando facevamo i tour insieme, siccome Midori era innamorato di Yu, mentre appunto Toshio di Crimi, in realtà poi è la stessa persona, quindi tra loro due nascevano dei diverbi, delle litigate, e ci divertivamo tantissimo. I fiori sono per Yu. Per Yu? Ma tu vorrai scherzare? Non hai provato niente quando hai visto quella ragazza? Il cuore non ha cominciato a martellarti nel petto? Non hai desiderato conoscerla? Certo che voglio conoscerla! Volevo ben dire. Yu, amore, ti sogno notte e giorno! Ma che Yu! Un altro è Antonello Governale. Tra l'altro, con Antonello Governale è successa una cosa strana, un altro cartone animato, una cosa, sempre con la direzione di Enrico Carabelli, tra l'altro. È una cosa buffissima. Dovevamo doppiare questi due ragazzi che seguivano questa ragazzina, non mi ricordo che cartone animato fosse, seguivano questa ragazzina perché in qualche modo erano innamorati, amici, e quindi in qualche modo volevano proteggerla. Questa ragazza si avventurava in un bosco e infatti veniva caricata su un carretto da due delinquenti, veniva rapita sta ragazza. Questi due ragazzini, per salvare la ragazza, cartone animato giapponese, questi due ragazzi, per salvare questa ragazzina, saltano sul carro, agguantano questi due malviventi, e il mio personaggio, agguantando uno di questi loschi figuri, diceva in giapponese una roba che suonava tipo,
che in napoletano significa ragazzo, lascia stare la salsiccia. Ora, eravamo io e il governale. Quando siamo insieme siamo una praticamente nitro e glicerina. E siamo scoppiati a ridere perché proprio era il suono, davvero corrispondeva al napoletano, era una roba incredibile. Voglio la salsiccia. Per cui non riuscivamo a doppiare. Ogni volta che mandava l'anello, rimandava la sequenza, partiva, stacco, io non ce la facevo, sentivo ridere, sentivo anche respirare, in modo respirare in maniera diversa di fianco a me, leggi io, non ce la facevo. Enrico, piegato anche lui, per quanto era una persona intelligente, eccetera, piegato a un certo punto, ha dovuto fare uscire uno dei due, credo sia uscito Antonello, sono rimasto io, ha dovuto farlo andare fuori in strada, perché io già attraverso il vetro, vedendolo, immaginavo che lui in quel momento rideva, eccetera, per cui non riuscivo a dire quella parola. Abbiamo perso, credo, mezz'ora, tre quarti d'ora di turno, e è stato un altro episodio buffissimo. John Malkovich, Il cuore di tenebra, Joe Pesci in quella serie televisiva, in cui l'ho doppiato, gli è stata una scelta, non si offenda per il fatto che gli abbia dato una cadenza siciliana, perché ci stava bene, era in racconti della cripta, quella serie che è andata su Italia 1, e lì l'ho doppiato io, era un episodio dei racconti della cripta, che era un episodio da mezz'ora che andavano la sera su Italia 1, con Italia 1 in quell'occasione aveva anche creato questo personaggio, Zio Tibia. Una cosa a cui sono molto legato, vedi, qui è un discorso di memoria, no? Non si ha mai la prontezza, perché ci sono tante le cose. Il Colossal Corpi di Guerra, che ho dovuto affrontare come direzione di doppiaggio con un nuovo studio che nasceva allora, con persone molto serie, molto capaci, però si era agli inizi e quindi siamo partiti con una cosa importante. Mi ricordo quel periodo è stato davvero impegnativo, notte e giorno si lavorava su quella serie lì, perché poi è andata in onda. È venuto fuori anche un articolo di Aldo Grasso, che conservo, che faceva i complimenti al doppiaggio. Pensi, avere una recensione da parte di Aldo Grasso che parla bene del doppiaggio non capita tutti i giorni, insomma. Da quel punto di vista sono molto contento di questa cosa. Oltre che di doppiaggio, io scrivo anche, quindi mi sono avvicinato al doppiaggio non solo come attore doppiatore, ma anche come adattatore di dialoghi. Lavoro come doppiatore, come speaker pubblicitario, come voce di televisione, sono la voce di un canale di Sky, spot della Buona Vista, sì, quelli sono un po' vecchiotti, poi di ultimi ci sono AXA Assicurazioni, c'è L'Acquavera, che è uno spot molto bello, e quello quelle sequenze dove dice solo carta, alludendo a una lettera in cui una donna piange, oppure solo un lavoro, si vedono dei pompieri che salvano un bambino dalle fiamme, e poi altri spot che adesso onestamente non mi ricordo, sono un pessimo agente di me stesso. Sì, è capitato molte volte che riconoscessero la mia voce e ovviamente mi ha fatto piacere, perché un volto è più facile riconoscerlo, una voce bisogna avere orecchio, come dice, anzi orecchio, come dice Iannacci, bisogna avere orecchio. Non è semplice. Io all'inizio, i primi turni di doppiaggio, le prime cose, mia madre faceva, dice, ah, ma sei tu quello lì? Dico, ma sì, mamma, non mi sembra. Per cui, voglio dire, una volta dal dentista mi fa, ah, mi hanno detto che lei fa il doppiatore. Fa il doppiatore. E che personaggio imita? Avrei voluto strozzarlo, però siccome doveva mettere i ferri in bocca non l'ho usato. Ma dopo gliel'ho menato. Guarda, il doppiatore non vuol dire imitatore. E grazie molto per questa bellissima intervista. Grazie a voi. Ah, quando vedete Maggi salutatemelo. E ditegli di spegnere il telefono quando faccio l'intervista. Maggi stesse zitto, non continuasse, io sono stato zitto durante la sua intervista, no, mi deve ficiare.
lo fa apposta, lo fa apposta, lo so, è rimasto Midori, è rimasto geloso che Yu voleva il biglietto Shiga, e lui è rimasto geloso, per la verità. Per cui dico, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, vabbè. E chi sono i coglionisti? Che stava lì? Boh. Intervista a Raffaele Farina, alias Toshio, 20 anni dopo. Ma è davvero io Toshio? Ma ero io Toshio? Boh, chi lo sa? Ehi, Midori!